Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Sophie Codegoni è tornata a confessarsi nel salotto di Verissimo dopo quasi un anno dalle ultime dichiarazioni shock. L'influencer ha raccontato di essere in buoni rapporti con l'ex Alessandro Basciano per il bene della figlia Céline Blue, ma sembra che queste parole non siano state gradite dall'uomo. La sua reazione sui social è stata implacabile e furiosa. Durante l'intervista, Sophie ha sottolineato che non sono più una coppia, ma si vogliono bene e si rispettano, mettendo al primo posto il bene della loro bambina. Dopo un periodo turbolento, sembra che i due abbiano ristabilito un rapporto sereno. Tuttavia, le frecciate di Basciano sui social sembrano indicare che la situazione non sia così pacifica come sembrava. Inoltre, sembra che Alessandro abbia smesso di seguire Sophie su Instagram dopo l'intervista Verissimo, alimentando ulteriori dubbi sulla reale natura dei loro rapporti. Alcuni fan si chiedono se tutto ciò non sia solo un teatrino per ottenere visibilità, considerando le precedenti ospitate dei due nell'anno precedente. La situazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra essere ancora incerta e i fan sono sempre più perplessi. Resta da capire se i due ex innamorati stiano realmente cercando di ristabilire un rapporto pacifico o se tutto ciò sia solo una messa in scena per attirare